Greta, buongiorno, buongiorno benvenuta, a benvenuti a tutti a una nuova puntata di A Tu per Tu, che anche questa è all'aperto, quindi il 2 di maggio, perché ieri si festeggiava, era la giornata del lavoro, e noi siamo venuti dove il lavoro non c'è più. È vero, è vero. Questo è un simbolo sicuramente, no? Siamo ai cancelli dell'ex area Lebole, è un simbolo del lavoro che non c'è sicuramente per questa città. Ma ci fosse solo questa l'area. Cioè, il problema è che le ex aree industriali aretine oramai sono veramente tante e mi sembra che la politica non ne voglia sapere nulla, perché va bene la riconversione, ma io credo che le aree industriali dovrebbero rimanere aree industriali e dare lavoro alla gente. Tutti gli anni ci viene detto che inizia i lavori, la riqualificazione, tutte le solite storie, ma non vediamo nulla e vediamo solo un grande abbandono. Quindi io direi che proprio in relazione al primo di maggio, che era ieri, quindi è fondamentalmente la festa, è un momento di, diciamo, l'orgoglio del lavoro, l'orgoglio anche dei diritti dei lavoratori, la rivendicazione dei diritti dei lavoratori che avviene tramite le organizzazioni sindacali, perché non ci dobbiamo dimenticare che nel nostro paese i diritti sindacali, i diritti dei lavoratori vengono conquistati un po' come in tutto l'Occidente nel 1968, quindi con lo statuto dei lavoratori, con la normazione dei diritti sindacali, con tutte quelle norme che tendono fondamentalmente ad ottenere un'equiparazione dei diritti sotto un profilo sostanziale, non formale, perché leggendo le norme, questo tipo di norme che sono a favore dei lavoratori, lo dice la parola stessa, prevedono dei diritti aggiuntivi o delle presunzioni a favore dei lavoratori proprio per riequilibrare quello squilibrio di forza che c'è tra datore di lavoro e lavoratore, perché evidentemente il lavoratore è la parte più debole. Il datore di lavoro, noi immaginiamo qui quando c'erano 7-8 mila persone, che diritti poteva, o il singolo poteva far valere i propri diritti? No, ovviamente no. Abbiamo delle interviste belle, tra l'altro fatte proprio in occasione del primo di maggio. C'è una signora che dice, una lebolina, si chiamavano così, il sabato libero. Ecco, per loro è stata una conquista importantissima. Io, se vuoi, te la faccio già sentire. Va bene, allora sentiamo questa testimonianza, che tra l'altro è un video che è stato proiettato proprio in occasione della festa dei tre sindacati confederali, CGIL, CISL e UIL, di cui poi insomma parleremo. Però intanto vediamo questa testimonianza. Le organizzazioni sindacali hanno attraversato il Novecento svolgendo un ruolo essenziale nella conquista dei diritti dei lavoratori e si sono affermate come un'importante presenza politica e sociale. Per me il sindacato è stata una cosa bellissima, diciamo. Io ho cominciato a lavorare che avevo 14 anni e a quel momento tante cose non le sapevo, non le conoscevo. Anche in provincia di Arezzo uomini e donne si sono battuti perché fossero riconosciuti i diritti primari di ogni lavoratore. La storia del sindacato passa anche attraverso il ricordo di persone come Bruna Cerini, iscritta a CISL, operaia alla Lebole negli anni delle più importanti conquiste sindacali. Siamo riusciti, lavorando alcuni minuti in più al giorno, ad avere il sabato libero. Io penso che è stata una delle prime e una delle più grosse conquiste che abbiamo fatto. Poi attraverso il sindacato, attraverso lo stare insieme a tutti gli altri, ho cominciato a capire e a conoscere tante cose e a capire la grande forza del sindacato. Così come Gabriella Salvietti, iscritta a CGIL. Ci siamo dovuti conquistare tutto, dai pullman che ci trasportavano alla mensa, a tutti i servizi indispensabili per poter andare avanti. E il fatto che eravamo tante donne, oltre 5.000 donne, e con una forte unità, questo ci ha permesso di realizzare grandi conquiste. Gigliola Mari, iscritta a CGIL anche lei, il cui percorso lavorativo si è svolto in piccole realtà imprenditoriali della provincia. Per me il sindacato, come in passato, come oggi,
è un modo di aiutare le persone, di cercare di lottare per tante cose, per i bisogni quotidiani. Ci sono stati in passato dei momenti che abbiamo ottenuto tante cose, purtroppo ora non ci sono più per le nostre nuove generazioni e per tutti noi è un grande dramma. Nelle loro parole è forte il senso di appartenenza e gratitudine al sindacato attraverso il quale è stato possibile attuare un reale processo di emancipazione anche grazie alla sorprendente forza aggregativa. Oggi lo scenario è cambiato. I problemi del lavoro, l'instabilità degli impieghi, i bassi salari, i lavori poco gratificanti. I sindacati possono ancora trovare soluzioni soddisfacenti per un mondo lavorativo così sfaccettato o sono irrimediabilmente legati ad una stagione passata? Il sindacato oggi purtroppo è cambiato come è cambiato purtroppo la nostra società, perché oggi ci sono tanti lavori, però sono lavori, è più difficile trovare un posto di lavoro dove sono tanti insieme, perciò dove lavorano in tre, dove lavorano in cinque, è più difficile mettersi insieme e avere anche le stesse esigenze. E allora è difficile dare un consiglio oggi, però ecco, il fatto di l'importanza del sindacato secondo me in modo diverso, in modo, però è sempre da portare avanti, perché per un lavoratore è l'unico strumento che ti permette di raggiungere i bisogni, le cose che vuoi, i diritti, altrimenti senza il sindacato purtroppo vediamo in questi momenti quanti diritti vengono calpestati. Chissà David, queste pareti, quante storie potrebbero raccontare. Ti devo confessare che io ho iniziato nel 94-95 a fare questo mestiere. Una delle prime notizie più importanti che io mi sono trovata a lavorare è stata proprio la chiusura, perché poi di fatto di quello si parlava, della vertenza Lebole. C'era un parlamentare che oggi non lo è più, io ricordo che riusciva ad evitare le mie domande in maniera molto scientifica, insomma di fatto poi la Lebole chiuse, quindi io ho visto proprio il tratto finale. Il sindaco era il Paolo Ricci, se non sbaglio, di questa storica azienda, veramente una grande tristezza. Poi però purtroppo le vertenze successive più o meno non è che sono andate molto meglio, ultima la Cantarelli, no? Tanto per restare in tema tessile, quindi insomma questo è. Sì, questo qui è. Sicuramente tante storie, vorrei ricordare soprattutto il fatto che grazie a questa fabbrica e alla 1R già negli anni 60, primi anni 60, ma anche iniziò anche precedentemente, finalmente Arezzo da provincia esclusivamente agricola, perché ancora noi fino agli anni 60 eravamo una provincia agricola, la gente faticava, durava fatiche, mangiava anche poco, male, rompendosi le schiene nelle campagne. Queste fabbriche hanno significato l'industrializzazione d'Arezzo, l'arrivo del benessere anche ad Arezzo, perché se la rivoluzione industriale in Italia era negli anni precedenti, anche la guerra era arrivata al nord, da noi non era arrivata fondamentalmente, perché avevamo solo la Sacfem e la Bastanzetti, poco più, forse qualche Filanda, qualcosa del genere, ma il 99% della popolazione viveva di agricoltura. Quindi qui c'è proprio un passaggio, qui immaginati che mi raccontano come i vecchi proprietari terrieri, che ancora erano le famiglie nobili o borghesi dell'epoca, quando Fanfani, quando tutti dettero vita a questa fabbrica, la vedevano con una grande sofferenza, disturbo, e l'hanno osteggiata e osteggiavano questo tipo di fabbriche perché portava via le donne dalle campagne. E quindi che succedeva? Che molto spesso gli uomini rimanevano a lavorare nelle campagne, ma le donne andavano via, venivano mandate in fabbrica, quindi gli uomini erano contadini a Mezzadria, le donne venivano mandate in fabbrica e i padroni erano assolutamente contrari, perché la donna, pur non essendogli riconosciuto nessun diritto nella Mezzadria, nella campagna, ma era fondamentale perché pensava agli animali, pensava ai figli, eccetera. Quindi la donna che andava via
dalla campagna metteva in difficoltà tutta una struttura che durava da secoli, e infatti è stato così. Negli anni 60 la Mezzadria scompare, anzi cominciano anche lì le lotte proprio contro la Mezzadria, e solo successivamente viene di fatto abolita e trasformata in affitto, perché la Mezzadria, anche lì si parla di lavoro, ma era una vera e propria forma di schiavitù. E quindi le fabbriche come questa hanno un significato storico importantissimo per la nostra città. Oggi, se noi, magari tanti giovani non lo sanno assolutamente, ma è grazie a delle loro nonne che si rompevano la schiena qui dentro, perché poi anche qui in quell'epoca venivano utilizzati tessuti coloranti che non si sa mica che effetti avevano, perché tutte cose scoperte dopo. E ancora oggi i casi del vecchio fabbricone di ammalati di amianto. Anche qui non è mai, forse non c'è stato, non si è mai saputo, ma oggi per esempio che si conosce tanti nuovi elementi carcerogeni, si hanno visto che nelle jeans, nei tessuti è pieno di queste sostanze. Ora da noi non ci sono più queste fabbriche, quindi questo problema non ce lo poniamo più, mentre l'amianto ancora è da tutte le parti. Noi per quanto riguarda l'uso nel tessile di tutte queste sostanze è un problema superato, non avendo più le produzioni tessili, che non è una bella cosa. No, assolutamente. Perché io credo che la gente, se vogliamo che questo paese torni a sperare, torni a sognare, quindi la gente anche possa programmare la propria vita, bisogna ricreare il lavoro, ma non il lavoro precario, il lavoro instabile, il lavoro volubile. No, io non lo so se le catene di montaggio ancora si possono impiantare nelle nostre economie, nel nostro tessuto, perché sono superate, ma non lo so. Io penso di no, ma io penso che comunque ci vuole il lavoro stabile, il lavoro come questo, no? Il lavoro, no? I fattorini che portano... Oh, guarda, proprio su quello ti volevo, perché fra poco ti faccio ascoltare un'intervista di uno studente della Federazione degli Studenti che appunto ci racconta di queste condizioni. Veramente sono i nuovi schiavi, perché dobbiamo chiamar così. Però adesso c'è la pubblicità. Ok, guardiamoci la pubblicità e poi ci ritroviamo. Caro Davide, parlavamo di nuove schiavitù. Sì. Insomma, cara Greta, tutti purtroppo siamo schiavi. Cioè questo, vedi, ieri era il 1° maggio, si festeggiano i diritti dei lavoratori, i diritti sindacali. Cioè, i lavoratori avevano conquistato negli anni 60 e primi anni 70 veramente, ma con anni di lotte, perché si era passati da 10 ore di lavoro per 6 giorni a settimana, senza permessi, senza ferie, cioè si arriva a conquistare tutti questi diritti. I lavoratori si sono, secondo me, negli ultimi anni adagiati in questa situazione, perché era tutto scontato, ok? Era tutto scontato, perché tanto i diritti c'erano, e quindi la gente se ne è anche forse approfittata, non voglio negarlo, però vorrei proprio fare anche questa assimilazione al discorso dei diritti civili, che c'entra relativamente, ma c'entra. Non c'entra, c'entra. Perché anche oggi, diritti civili, è vero. Diritti dei più deboli. Sì, sì. Manca proprio la coesione sociale oggi. Sì, più che ma la gente anche oggi, le conquiste civili di questo paese possono essere messe tutte in discussione, ok? Perché non c'è nulla di acquisito definitivamente, perché se, come sta succedendo nel lavoro, in questa precarizzazione, questa aver voluto rigerarchizzare la società, anche da un punto di vista proprio economico, ma anche tramite il lavoro, cioè praticamente si è voluto creare, soprattutto i giovani, le fasce più deboli devono stare nella fascia più bassa della scala gerarchica sociale. Come hanno fatto? Togliendogli i diritti. Te l'hai detto te, i rider, sì, pensiamo i call center, ma pensiamo i stagisti, ma pensiamo il lavoro nero. Perché oggi è normale lavorare nero. Secondo me sta aumentando. E come? Poi, poi si arriva e anche qui, ora non ne possiamo, ma il reddito di cittadinanza alla fine, anche questo serve per gerarchizzare, perché io
crea una fascia, la faccio mangiare. Possiamo parlare del reddito di cittadinanza, eh? No, certo che ne, ma sì, ma sai, qui diventa una trasmissione anche troppo sporiamo se affrontiamo tutto, però anche quello bisogna stare molto attenti, perché può essere un modo per far sopravvivere la gente e tenerla lì, anche lì, sempre con la spada. Ostaggio con la spada di Damocle, di dire: io ti offro tre lavori, se arrivano, se non arrivano, poi quanto dura sto reddito di cittadinanza? Perché non è, anche questo non è mica, non è che è strutturale, non si sa. Ora c'è, magari fra sei mesi non c'è più. Poi questo fatto che ti si dica: trovati, ti offro il lavoro, se te lo rifiuti io non te lo do più. E, ma poi il datore di lavoro, che a questo punto ai lavoratori tranquillamente gli diranno: io ti do 850 euro se vuoi lavorare, perché tanto il reddito minimo è 780. No, è veramente, guarda, una delle aberrazioni, tanto voglio dire, e secondo me più in, veramente più, più basse dello sviluppo di un paese, questo qua, questa roba qua, perché un signore, noi l'abbiamo sentito, era alla CGIL, al CAF, a fare domanda per il reddito di cittadinanza, ma lui prima ancora che raccontarci perché faceva questa domanda, la prima cosa ci ha detto: io non voglio il reddito di cittadinanza, io vorrei il lavoro, perché la dignità si dà con il lavoro. Certo. E quindi, voglio dire, lui lo stava facendo la domanda, quindi certo, voglio dire... No, ecco, ma sono anni, cioè, sono anni, Greta, che anche chi ha comandato nei governi precedenti, eccetera, invece di ridurre il costo, la contribuzione, il cosiddetto cuneo fiscale, certo, sul lavoro, no, quello non l'ha fatto, è andata a dare prima gli 80 euro, incentivi, premi. Cioè, voglio dire, perché? Perché a parte l'ostaggio in cui si tiene tutto, ma perché evidentemente non c'è la volontà, secondo me non c'è la volontà di creare posti di lavoro stabili, fissi, permanenti, perché tutto sommato io ho l'impressione a chi comanda questo modo di precarizzare, rendere insicuri, poi abbinato all'uno contro l'altro, le paure, no? Prima gli italiani, poi quindi si crea tutta una serie di meccanismi che alla fine danno la possibilità a chi comanda, secondo me, di fare il loro comodo prendendoci in giro, mettendoci l'uno contro l'altro, e guarda caso sono anni che in questo paese chi è ricco diventa sempre più ricco e tutta la classe media è scomparsa, stiamo diventando tutti, scendendo tutti nella parte più bassa, nella scala gerarchica, sì, di questo paese. È così, è così. Allora, quello che vorrei, insomma, io spero venga fuori da questa nostra trasmissione, da quello che poi vi raccontiamo, è questo. Ora vi facciamo sentire un'altra testimonianza. È un signore di quasi 90 anni, iscritto al sindacato, perché lui è del Valdarno, da tanti anni, lui è un veterano. Ecco, ci sventola la foto di un signore, poi lo sentirete chi è, che le persone andavano in piazza ad acclamare. Ecco, questo noi abbiamo perso. Abbiamo perso la voglia di tornare in piazza per far valere i nostri diritti. In Argentina ci sono andati con i forconi quando la gente non mangiava più e era stata affamata. Cari italiani, smettetela di bubare, perché così si dice, sui social network. Andate sotto le finestre delle istituzioni e di chi vi sta tenendo in questa condizione, trovate questo coraggio, prendete esempio da questo quasi novantenne, te lo faccio sentire. Si è iscritto CGIL classe 1930, è il veterano. Se andava in bicicletta alla Terra Nuova, io in bicicletta come tanti in quegli altri posti, si veniva a San Giovanni, si lavorava, si attaccava alle 6 la mattina, ai tocchi e mezzo si veniva via. E lì era un giro di lavoro che con molto sacrificio si lavorava. Iscritto al sindacato dalla seconda metà degli anni 40 del Novecento, è stato testimone dei cambiamenti ed ha partecipato a tutte le lotte per le conquiste dei diritti dei lavoratori. Abbiamo fatto tanti scioperi e il sindacato era costantemente accanto a noi per le lotte sindacali e via discorrendo. Dalla piazza alla fabbrica, racconta come il sindacato nella realtà lavorativa del Valdarno è stato un punto di riferimento fondamentale. Io mi ricordo per esempio quando venne a San Giovanni, venne Di Vittorio, che fece
che fece il comizio davanti al comune di San Giovanni. E c'eravamo tante persone. Con entusiasmo tutta la gente erano contenti di vedere una personalità mai stata in mondo a quella maniera. Si è fatto le lotte per quelli delle Alignite, i minatori, e c'eravamo spesso in piazza, c'era la celere che randellava bene le persone. Questo me lo ricordo bene. Io ci ho fatto il viottolo per andare a Roma alla manifestazione contro lo strapotere degli industriali e compagnia bella. Però dei giovani non si sa che hanno per la zucca. All'era di oggi si è perso tutto, non ci sa più niente, perché oggi anche i rapporti fra datore di lavoro e sindacati non sono tanto idilliaci, purtroppo. Però, loro fanno la sua strada e noi facciamo la nostra come sindacati. Ecco, cosa c'era nel Medioevo? I vassalli e il Valvasso, com'era? Il feudo? Ma mi sembra veramente che ci sia... già c'è il popolo della famiglia che ci vuole riportare al Medioevo, quindi qui mi sembra che cominciano a essere in tanti a volerci riportare. Noi resistiamo, è una resistenza moderna. Ma sì, ma capisci che, Greta, quando ci dicono che l'1% della popolazione mondiale controlla il 90%, l'80% della ricchezza, e capisci che forse c'è una strategia a monte che comando loro. Comandano loro. Allora, ma noi non ci arrendiamo, resistiamo. Noi vogliamo comunque, direi che stiamo oramai alla chiusura anche oggi, e vorremmo parlare comunque dell'anello veramente più debole di questa catena assurda del lavoro, che sono i cosiddetti rider. Sì. Adesso ti faccio sentire, chiudiamo con questo servizio. Ecco, un appunto ai sindacati confederali: bene la manifestazione unitaria, ma portate in piazza i giovani, portateci quelli che tutti i giorni si devono scontrare nel trovare un posto di lavoro, perché i pensionati, con tutto il rispetto, il lavoro se lo sono già fatto, se lo sono già creato. Detto questo, ma insomma tanto loro lo sanno, e c'è questo ragazzo della Federazione degli Studenti che ci racconta di questi rider, di una grossa catena, ma non è solo quella che lo fa, che viaggiano con il timer al polso, cioè gli conteggiano pure la pipì. Questo sì, succede. Allora siamo qui davanti, sappi che alle nostre leboline stavano lì col cronometro. Appunto. E gli contavano quanti bottoni mettevano in un minuto. Ma le leboline hanno lottato, hanno ma non potevano nemmeno loro andare al bagno, raccontano. Quindi siamo tornati a quell'epoca. Siamo tornati a prima, si è detto prima, i diritti anche quelli sindacali, se i lavoratori, se tutti non lottiamo, si perdono, e quando sono persi si perdono per tutti. Quindi anche questa è un'altra questione, che negli anni passati, quando c'erano qualche lotta per difendere ad esempio l'articolo 18 eccetera, sembrava che fosse un problema solo dei lavoratori. Gli studenti, per esempio, non li vedevo scendere in piazza, ma perché oramai è stato fatto il lavaggio del cervello, gli uni contro gli altri. Nel 68, insieme all'operaia a protestare, c'erano le università, le scuole, c'era tutto. Ora sono riusciti con questo lavaggio del cervello a metterci l'uno contro l'altro. Ti ricordi 7, 8, 10 anni fa i discorsi che faceva la politica, che accusava i sindacati di difendere i lavoratori dipendenti a tempo pieno e non a tempo indeterminato e non i precari? Cioè, oramai la politica ha capito che mettendo l'uno contro l'altro, individuando categorie, ok, e ognuno tira, crede di dover pensare solo a se stesso, e poi questi sono i risultati. Sì, allora siamo veramente ai saluti, ma prima di vedere questo servizio dedicato appunto al 1° di maggio, alla manifestazione unitaria, insomma qui ci sono due cose che si guardano, no? Sì, Greta, qui la scelta di venire qui quindi non è così casuale, quindi noi abbiamo la nostra, io ho attualmente alla mia destra, quindi la fabbrica chiusa, il lavoro che è finito, e alla mia sinistra la clinica privata che nasce, che evidentemente anche quella crea lavoro, crea lavoro. E certo, vorremmo tutti vivere in una società in cui siamo tutti in piena salute e non ci sono le cliniche,
vorremmo tutti vivere in una società chiaramente in cui proprio per garantire che non si speculi sulla salute, perché quando si costruiscono, cioè quando le fabbriche si trasformano in cliniche, quindi diventa il profitto l'elemento principale, io qualche dubbio, qualche paura mi viene, perché non so, siamo sicuri che quel medico di fronte alla scelta di farla o non farla l'operazione non propenda a quel punto di farla, perché comunque budget che si raggiunge. Soprattutto la sanità pubblica, per la quale paghiamo le tasse, perché, come dire, trova spazio la sanità privata? Certo, no, perché, ma certo, perché poi quello che è incredibile, il fatturato di queste cliniche avviene con le convenzioni. Allora, perché non li costruisce il pubblico gli ospedali? Allora io vorrei. No, lasciamoci con questa domanda, ma anche qui non vorrei che fa parte sempre del solito gioco, ok? Che qualcuno sostiene che quindi le multinazionali ci fanno mangiare quello che vogliono, ci fanno anche ammalare, ma poi la sanità privata ci cura, ok? È un bel disegno, effettivamente. Certo, perché chiaramente negli Stati Uniti oramai si dice che l'importante non è vivere in salute, ma è vivere bene da malati, con le cure che si ricevono. Ma io credo che sia un modello assolutamente da contestare. Credo esista un terzo modello, quindi con la sanità pubblica, che deve essere non avere i budget per raggiungere certi obiettivi, ma al contrario dovrebbe aspirare a avere persone sane che non hanno bisogno di cure, e quindi si risparmia anche, quindi nei luoghi di lavoro bisogna che lavorarci in condizioni ambientali di salute totale, nella vita quotidiana bisognerebbe essere alimentati per bene, e quindi non curarsi, cioè ritornare a quella famosa prevenzione, prevenire che è meglio che curare, e non il contrario, perché ora si investe tutto sulle cure che garantiscano un percorso di vita, attese di vita sempre più lunghe. Ma io mi sarebbe piaciuto vivere in una società in cui si aspira veramente a non a curarci, ma a curarci solo quando è strettamente necessario, vivere in salute. Sì, direi che questa potrebbe essere una bella domanda del perché la ex Lebole guarda la nuova clinica privata. Ve la lasciamo a voi la risposta, e noi vi salutiamo con questo servizio dedicato al 1° di maggio. E poi non c'è solo questa, Arezzo, quindi insomma noi siamo noti per averne già diverse. Siamo bravi nella sanità privata. Va bene, alla prossima. Persone che sono costrette a lavorare con il timer al polso, dove anche andare al bagno viene conteggiato all'interno delle ore lavorative, e dunque può accadere che queste poi vengano scalate se si sta in bagno più di un determinato periodo di tempo. Queste sono condizioni che nemmeno nel fordismo potevamo trovare, e invece accadono oggi nel 2019. È questa la realtà che molti dei nostri giovani sono costretti a vivere per portare a casa pochi spiccioli. Il mondo del lavoro è profondamente cambiato, gli orari, i salari, le tutele che con tanta fatica sono stati conquistati oggi non ci sono più. In nome della crisi il posto di lavoro diventa strumento di ostaggio per nuove schiavitù. Bisogna mettere uno stop a quei contratti di comodo fatti da associazioni fantasma che nascono nello studio di professionisti dalla mattina alla sera, fatte solo per far lavorare a condizioni di salario più basso e a condizioni di diritti più bassi. I sindacati confederali CGIL, CISL, UIL lanciano un segnale di unità e coesione sociale, festeggiando insieme il 1° maggio ad Arezzo, è l'unica manifestazione toscana unitaria nel parco del Foro Boario con le associazioni del volontariato. Se siamo al 9° posto in termini di occupazione nella Toscana, qualcosa va evidenziato in questa benedetta città, dove in un modo o nell'altro i dati lo gridano, insomma siamo in una fase ormai da anni di stagnazione, né si va avanti né si va indietro, pericolosissimo. Le morti e gli infortuni sul lavoro stanno aumentando. Arezzo è la prima provincia toscana per morti sul lavoro nel 2018. Se si leva in un capitolato di appalto qualcosa come il 30% di quello che è il costo, non c'è ombra di dubbio che si taglia sul personale. Tagliare sul costo del personale cosa vuol dire? Tagliare sulla formazione, che è la prevenzione rispetto agli infortuni. Vuol dire tagliare su quello che sono poi i materiali da mettere.
mettere in campo. Un primo maggio anche di polemica tra le confederazioni sindacali e la presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai, che ha negato Villa Severi per le manifestazioni per ragioni di sicurezza. Ha detto delle castronerie per il semplice motivo che i primi maggi ne abbiamo fatti due, ma non 20 anni fa, 3 anni fa, insomma, quindi non comprendiamo questo atteggiamento, non è la padrona dei giardini.